regia stasera cambia cameraggiamento che mi piace buonasera a tutti raga e raga tutto rego allora abbiamoci questa... no non è a sorpresa l'avevamo detto insieme. Oggi oh, con la copertina. Non vi abbiamo scherzato, no. Papa, papà, 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 Con un sistema cookie, poi vedi no, no, questa roba qui. Puoi andare ma non così Il riscaldamento o la pace? La finanza Un po' buio Devo girare quello lì No Se aspetta se Allora, allora, allora. Ah, Divanettoni dice se, se accettiamo i consigli per le musiche free copyright, certo. Sì, 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 manda, manda, volentieri. Eh, va buono, va buono. Comunque, allora, stasera parliamo. Eh, con Alessandro Volpi che avrete già visto altre volte insomma è stato spesso ospite da noi è uno dei nostri guru in materie economiche ma non solo perché diciamo io quando l'ho scoperto era uno dei pochi che a fine anni 90 mentre tutti dicevano che gli stati il novecento, quegli stati erano vero. finiti lui, guarda ce l'ho proprio qui, lo vedo eccolo qua ah no non è quello No, Valentina non si sente bene. Ma Moretti intendi Morotti, immagino. Valentina non si sente bene. Guten Abend, guten Abend. e dicevo eh, appunto: era uno dei pochi che diceva ragazzi, col cazzo che gli stati sono finiti, no, queste puttanate qua. E scriveva di, di ah, politica no, la birra, dov'è, non la Valentina. Mm. No? io da astemia perché io sono astemia quindi non, avevo non ci avevo pensato ah dice se abbiamo visto risultati in Bulgaria no no anche step of duty non sta bene eh, oh, c'è l'influenza ma dice ma gnocca mai come gnocca mai eh? ah tra gli ospiti ma in studio eh. gnocca di così cosa vuoi i <ride> eh già le due salite che le <ride> vedi trattate eh. sì dopo aver allora, corretto i compiti che... leviamo a no, musichette addirittura chiamiamo... ci chiedono sulla Bosnia no cioè nel senso ho letto due trafiletti sul giornale così de, 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 che, che, che insomma era un po' uno ho capito una sigla ah ok quindi Lui dice di metterlo qui al, me al centro e lo metto qui. Si oh, vedono la buzza. Oh, oh, oh. Dice Step of Duty: Io voglio sapere il prima possibile il pensiero sulla per niente neoatlantista Meloni, dio merda anche. <ride> Domattina, il video di domani è su questa roba qua. Comunque, nel senso che ci siamo ne abbiamo già parlato anche il video di due o tre giorni fa era su questa roba qua allora chiamiamo un po intanto alessandro no, no perché lei con commenti e bestemmione sia okay. <ride> è certo Allora, si sì, si vede qui, ciao si sì. sì, noi Sì, ora tra A poco ci vedranno anche gli altri ok mm. ok, okay. Pa, 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 pa. e dove ti metto qua 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 qua, qua, qua. eccoci e ci siamo, ok. Basta questo, via. Ciao Ale, buonasera. Ciao, buonasera. buonasera. Come stai? Bene, bene. ecco con che entusiasmo, <ride> mamma mia. <ride> 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 Ma lì le elezioni a massa com'è che sono andati uh, rispetto proprio ai voti? Ha vinto lui per... come sempre. <ride> No, io ho perso come se... no, 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 io non ero in gara, no, no, è andata... ha vinto il centro-destra, eh, proprio... vinto... è stata eletta le... all'uninominale la Montemagni e sostanzialmente ah, c'è stata un'affermazione di fratelli d'Italia. Ah con un buon risultato dei 5 stelle Cinque ah. stelle, no, ho fatto ah, un hanno sì. retto sì. Sì. Ah. Ah. Beh, solo un'altra cosa perché delle mie parti ah. volevo sapere un suo giudizio. Eh, io ho militato dentro la fondazione comunista. Quindi Marti... cioè, sono stata insieme per tanti anni a Martina Dardi, eccetera, che era candidata al nominale per il PD. Come è stata? Cioè, è vissuta la sua candidatura lì a Massa? Cioè, non è per fare gossip, però è veramente perché non, non, non stando più a Massa Carrara, cioè a Carrara da tempo e non, non ho seguito più le dinamiche da quando è uscita poi da rifondazione. Non lo so, però mi chiedevo perché lei era comunque una che macinava rispetto proprio a, nella capacità di avere consensi. Era una cosa, in cioè eh, un dato oggettivo. Era da questo punto di vista proprio una, espressione, una macchina da guerra. Eh, come com la valorosa macchina da guerra di occhetto es esatto. eh, no però lei guarda pensavo che almeno no, 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 era no, per sapere come era sa andato far. sul tuo territorio cioè que nel senso io ci ho avuto quel molto... mestiere lì lo sa fare sono d'accordo non è andata benissimo nel senso eh. che poi alla fine cioè non è per personalizzare era per dire proprio a che no, punto vabbè, siamo ma arrivati anche se arriva un cavallo di razza come in effetti la Nardi lo è a mio avviso se nel PD poi è chiaro che poi fai quella cosa cioè, eh, cioè, capito? Può arrivare anche sì. Lenin, si candida nel PD, <ride> piglia il 3%. Cioè, no, no, succede, forse sì. proprio. Sì, e, è, è questo. Anche, anche giusto così. No, no, ero cosa... curiosa proprio perché per me lei era. Pur non avendo condiviso cioè, tranquillamente alcune battaglie, testa. però è, cioè, da questo, è molto brava da questo punto di vista nella capacità di creare consenso, di creare relazioni proprio territoriali, ma nel senso buono del termine. Sì, però quando vai alle politiche, poi il territorio eh, non basta, amministrativa sì, cioè, sì, sì. capacità amministrative per gli avere il doppio dei voti, cioè, non, non lo so per dire, però. Mm -hmm. cioè, per... Ah, è, era un quadro difficile, eh, oggettivamente certo. la destra era era ben organizzato era forte quindi mamma mia che tristezza guarda eh, Ma eh no me... anche a carrara eh. Ma cioè. eh va così va così senti appunto allora parliamo partiamo da questo punto qua eh, visto anche oggi è scritto una cosa che è un po diciamo il nostro filone principale tra l'altro appunto anche il video di domani parte proprio da questo assunto qua quindi faccio una domanda un po più politica che è appunto Vittoria della Meloni, rafforzamento dell'asse baltico-polacco della nuova Europa versus la vecchia Europa. La vecchia Europa è morta? Ma se non è morta, come avrebbe detto Woody Allen, sta molto male. Cioè, nel senso, ho l'impressione che, 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 appunto, io ho scritto questa cosa, ma riflettendo cioè, anche su altre cose che sto preparando, cioè da un lato c'è certamente ormai un appiattimento dell'Unione Europea sulla Nato perché questo spostamento del baricentro verso gli ex paesi sovietici in direzione del Baltico è tutta giocata in funzione militare perché poi non è più neanche un tema di dipendenza economica è un tema dove eh, la sensazione chiara che si ehm, avverte in questi paesi è che è il momento buono per dare la spallata decisiva alla Russia, non solo a Putin, alla Russia come soggetto di tipo imperiale, se così si può dire, e quindi lì dentro matura una dimensione che è una dimensione eh, fortemente militare e, e nella quale in fondo anche la Meloni non, non ci sta malissimo, ecco, è un tipo di posizionamento che può andare bene perché è un posizionamento fortemente anti- eh, russo ma anche antisovietico in senso lato se così si può dire quindi da un lato vedo questo uno spostamento mh, appunto in direzione nato eh, che ormai è in corso da tempo ma che si sta rafforzando e, e, e paesi in fondo come l'italia ma anche come la francia che nel, nella loro, eh, forte, nel loro forte sostegno all'ucraina finiscono un po' per scivolare e andare in quella direzione. Dall'altra la Germania che ha assunto una posizione diversa perché è una posizione ormai evidentemente diversa, è diversa perché non accetta nessuna delle regole condivise eh, che hanno caratterizzato per esempio il tema pandemico, ha paura di, questa, eh, di questo processo di riarmo del blocco nel quale lei in fondo è un po' dentro perché poi una super Polonia, una super dimensione dei paesi del Baltico, ma in fondo anche un'Ucraina così armata fino ai denti. Cioè, alla fine per, per la Germania, per i rapporti strutturali che aveva coltivato nel tempo con la Russia e anche per la volontà indubbia, ora al di là dei complottismi, l'indubbia volontà degli Stati Uniti di indebolire la Germania, perché poi alla fine è l'unico interlocutore economico e geostrategico di un qualche rilievo alla fine il quadro si sta un po' squagliando. Cioè, da una parte, appunto, un pezzo della vecchia Europa che finisce per essere risucchiato eh, consapevolmente, poi che, che si fa risucchiare nella dinamica della NATO baltica, e dall'altra la Germania che eh, rivendica una propria, una propria autonomia. Questo mi sembra un po' il, il tema, il quadro di riferimento, certo. Il Mediterraneo in tutta questa dinamica sta perdendo rapidamente di, 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 di peso. Ecco, paradossalmente, l'area mediterranea, che invece dovrebbe avere un rilievo, lo, lo ha sempre meno, lo ha, eh, è sempre più periferizzata. E questo non. Ma io non... ora aspetterei, perché secondo me entro due o tre anni qualcosina con l'Egitto e con l'Algeria, secondo me succede. Io sono. Beh, penso che, no, non ho sentito che sì. secondo me, nel senso, cioè, se, se questa contrapposizione qua non si congela in qualche modo, e io dubito, secondo me, anche il fronte mediterraneo, secondo me, è uno dei fronti che si scalderà. Ah, che si non Stavo parlando fortemente. in questi termini, stava dicendo: sì, sì, sì non so no, no. Però dico, la centralità geografica del Mediterraneo, secondo me, potrebbe anche tornare in senso negativo. Ecco, sono ancora sì. Però, <ride> sono ancora per... più... sì, però vedi, Giuliano, secondo me c'è un dato. Cioè, nel senso, il Mediterraneo diventerà una terra di conquista, cioè, è ancora di più di quanto non lo sia. Non sì, sarà. Sì, in questo senso, qua sono d'accordo. Il vecchio processo che era iniziato con Barcellona, il tentativo di creare una sorta di Europa mediterranea che aveva dei limiti strutturali, ma insomma, comunque una relazione fra le due sponde del Mediterraneo. Questa roba eh, verrà fagocitata in, in uno scontro dove, siccome l'Algeria ha. Grandi forniture di gas, siccome l'Algeria diventa il sostituto naturale eh, del gas russo, e eh, bisognerà mettere le mani anche lì, ma sempre in una logica che sarà una logica di subordinazione, eh, per cui eh, il Mediterraneo non è un luogo da valorizzare insieme, è un luogo da colonizzare e da occupare. Quindi questo mi sembra un po' il dato, il dato più rilevante, rispetto al quale anch'io sono dell'idea che. Il governo Meloni non, non si scosterà molto da, dalla linea Draghi. Ecco, per, per molti aspetti, almeno da questo punto di vista, secondo me, ci sarà una discreta continuità. Ecco, non, non, non vedo eh, come dire, la, la rinascita di, di, un, di una posizione di, di una politica estera della destra italiana, no? perché poi noi tendiamo a dire, ho letto molti commentatori. Eh, la destra italiana è stata atlantista, sì, fino a un certo punto, perché c'è stato anche un lungo periodo in cui la destra italiana invece era anche ferocemente antiatlantica atlantica E, e, e per, per la giovane Meloni viene anche da quel mondo lì dove l'atlantismo non, non era così eh, apprezzato. Ecco, però mi sembra che quella stagione si sia ormai definitivamente chiusa. Ecco, non, non sia. In, in, non sia presente ecco, questo tipo di dimensione mm -hmm. Assolutamente. come hanno scritto Giorgia la nuova Giorgia la nuova whatever, whatever it takes, takes. <ride> ma ormai non sono come nessuno insinzione. dei due whatever it takes <ride> <ride> i rubinetti come dice lui siamo tornati a triscer ragazzi mettetelo in testa è cambiato il mondo e whatever it takes è stata una parentesi per far grossare bo la bolla speculativa all'infinito ora i rubinetti si stanno abbastanza restringendo e partirei proprio da qui, però prima di ritornare in Europa partirei proprio dal quadro più globale possibile, cioè periodo di strapotere, eh, noi diciamo con le nostre letture un po' complottiste, però tra Michael Hudson e Chao Yang lo sostenevamo da tempo, però diciamo periodo di strapotere del dollaro che mette sostanzialmente a rischio tutte le altre economie del pianeta, più o meno. Con pochissime eccezioni. Quanto questo super dollaro mette appunto a rischio, cioè rischia di scatenare una crisi dei debiti sovrani. Intanto parliamo de, del, globalmente del sud del mondo. Ma io penso non solo del sud del mondo. Io penso diciamo che... par partivo da lì poi per arrivare anche da. Me, però, però... Penso che eh, ci sia una strategia che per certi versi paradossalmente. Eh, dico paradossalmente perché è avviata da un'amministrazione democratica, però ricorda molto Paul Walker e il primo Ronald Reagan, cioè nel momento in cui eh, diventa fondamentale attrarre capitali negli Stati Uniti, e quindi si alzano i tassi di interesse per riuscire di fatto ad attrarre ulteriormente i capitali negli Stati Uniti, svuotare. Eh, I capitali, spostare i capitali dal resto del mondo negli Stati Uniti, a cominciare dai titoli del debito pubblico, eh, si alzano i rendimenti, i, si alzano i tassi di interesse della Federal Reserve, si alzano i rendimenti dei buoni del tesoro americani, e con questo si finanzia la crisi degli Stati Uniti, nel frattempo perché questo sia plausibile bisogna che il dollaro sia molto forte e quindi che gli Stati Uniti si rimettano il vestito della superpotenza, ritrovino l'impero del male come fece nel 79 il primo Reagan e con il dollaro forte si possono permettere anche tassi di interesse più alti perché alla fine li finanziano grazie alla dollarizzazione e con quei tassi di interesse impediscono il collocamento degli altri debiti mh, in giro per il mondo, a cominciare dalla Germania, che è uno dei motivi di irritazione tedesca nei confronti degli Stati Uniti, che gli Stati Uniti in questo momento stanno eh, drenando risorse che prima andavano a tassi negativi, quindi in condizioni estremamente favorevoli alla Germania, ora non ci vanno più perché invece cominciano a tornare negli Stati Uniti nell'idea che gli Stati Uniti siano diventati il bene rifugio, il dollaro è la moneta rifugio e questo vuol dire che gli Stati Uniti ne possono stampare in grande quantità, a profusione per finanziare la loro politica dei tassi alti. Siamo ritornati a, al 79, siamo ritornati appunto a a Paul Volcker le prime strategie monetarie di quella, di, di quella stagione. Quindi io vedo veramente una situazione da questo punto di vista, insomma io vedo, è facilmente intuibile che c'è una strategia del rafforzamento del dollaro che anche in termini e soprattutto geopolitici... La, L'alimentazione del conflitto, l'esportazione di beni che hanno prezzi altissimi: il petrolio, il gas, eh, quindi il gas liquido, per intenderci, il grano, tutta roba che vede gli Stati Uniti, che, eh, il cui prezzo è stato gonfiato in termini speculativi, eh, il dollaro forte diventa la moneta di riserva e questo consente di far alzare i tassi di interesse e sostanzialmente di portare negli Stati Uniti la maggiore quantità di capitali possibili, sottraendoli alle altre economie io infatti eh, faccio fatica a capire come verrà finanziato lo stesso PNRR perché PNRR vuol dire mettere i titoli del debito pubblico europeo sul mercato quando la concorrenza americana sarà così marcata per cui pagano il 4,5 voglio vedere a quanto li collocano i titoli del debito europeo e quanto costa quindi la partita è veramente cioè io faccio fatica a quel a, a capire quelli che non colgono come in questo momento l'atlantismo sia veramente la ricetta sbagliata. Cioè, noi e gli Stati Uniti in questo momento abbiamo ben poco in comune e gli Stati Uniti stanno facendo di tutto per eh, rendere difficile la vita agli europei, ma questo mi sembra abbastanza palmare. Ehm, D'altra parte eh, ci stanno riuscendo bene perché eh, portare l'euro sotto la parità, portarlo a 0,96 vuol dire cancellare vent'anni di moneta unica, vuol dire cancellare i sacrifici del 2011, vuol dire veramente mh, insomma, eh, mettere in ginocchio un'Europa che non a caso si sta spezzando, si sta spaccando in mille fronti, perché ovviamente ogni Stato poi cerca di difendere i propri, i propri interessi e questo è un tema molto molto eh, difficile. Assolutamente, e mh, mh, appunto la rincorsa al rialzo dei tassi eh, della Fed che ha intrapreso la BCE, te sei molto critico su questo io dico anche non mi sembra che avesse poi tantissime alternative tutto sommato perché comunque un attimino uno stop all'indebolimento al, no. all dell'euro in qualche modo un segnale, credo che... Sì, però vedi, io invece su questo sono... Cioè io penso che sia veramente una stupidaggine, permettimi di termine con tutto il rispetto per la Lagarde, e sia una sorta di riflesso pavloviano, molto condizionato. Che dice più Lagarde, peggio mi sento. Dice. <ride> sì, esatto, esattamente, perché cioè, alla fine, ora, mettiamo in fila due ragionamenti molto semplici che conosciamo. Cioè, gli Stati Uniti hanno un'inflazione che in larga misura è un'inflazione che dipende da un forte aumento dei consumi. Hanno avuto una stagione di ripresa dei consumi molto forte, Ma soprattutto pre... una stagione di boom della spesa pubblica enorme. Perché ricordiamo poi che sono stati anche trainati dalla spesa per investimenti, che è appunto in larga parte è spesa pubblica. Eh, aggiungi il fatto che poi loro esportano. Eh, inflazione perché esportano beni che sono ad alto eh, tasso di inflazione. In quelle condizioni la politica la banca centrale a cosa serve? Serve teoricamente appunto a raffreddare un po i consumi e contestualmente a fare quello che si diceva prima, alzando i tassi di interesse, a rendere più remunerativi i titoli del debito pubblico americano, che in un mondo dollarizzato vuol dire più soldi negli Stati Uniti per continuare a fare le politiche di investimento e le politiche di intervento pubblico e non solo, anche di sostegno alle iniziative private. L'Europa non c'entra niente in questa roba qua, perché in Europa l'inflazione deriva dal fatto che noi stiamo importando energia pagandola 10 volte, 7 volte quello che lo pagavamo l'anno scorso. Paghiamo materie prime 4-5 volte quello che pagavamo eh, l'anno scorso. Quindi l'inflazione deriva dal fatto che noi la stiamo importando in larga misura la importiamo dagli Stati Uniti. Alziamo i tassi di interesse per fare cosa? Per ridurre la liquidità. Allora, anche qui. No, però, io... scusa Ale. No, infatti c'è. Questa parte qua mi sembra chiara e sono perfettamente d'accordo. L'abbiamo detto anche più volte noi. Però c'è. C'è anche proprio una guerra valutaria nel senso, c'è una guerra valutaria dove. Esatto, strumenti... Però facile arrivare. Perché secondo me c'è un passaggio in questo. Perché la guerra valutaria non è una variabile indipendente, secondo me. E, e provo a spiegare perché. Cioè appunto. Eh, in un'inflazione determinata dall'aumento dei consumi, la, la politica della banca centrale funziona. In una mh, inflazione determinata dal fatto che tu importi. Come dire, la politica di tassi di interesse serve a poco perché non è che se tu riduci eh, la quantità di moneta disponibile e non ci sono le, eh, come dire, diventa più, 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 più agevole il funzionamento dell'economia, anzi, l'economia peggiora perché comunque te devi continuare a importare, paghi prezzi alti e il credito è più difficile. Quindi, quelli che devono comprare non solo pagano di più, ma pagano di più anche i prestiti che prendono alle banche per pagare, quindi sono strozzati, quindi arrivano alla recessione. Eh, e peraltro l'altro elemento che vorrei arrivare a dire, non, eh, questa roba qui non riduce neanche la liquidità delle speculazioni finanziarie, perché ormai le speculazioni finanziarie come ben sai si fanno allo scoperto, quindi si fanno senza una copertura di liquidità vera, e la, la copertura di liquidità gioca sul differenziale a chiusura dell'operazione quindi non è che se tu prosciughi la liquidità da parte della banca centrale europea contrai l'inflazione perché per, contrai la finanziarizzazione e quindi l'inflazione perché per fare quella cosa lì dovresti invece mettere delle regole che impediscono la finanziarizzazione. allora gli, i tassi alti non servono a combattere l'inflazione perché di fatto è un'inflazione importata non servono a ridurre la speculazione perché la speculazione si fa in larga misura anche senza liquidità rimane il tema che tu dicevi cioè vogliamo difendere l'euro ma in una condizione come questa dove è evidente che alzando i tassi di interesse tu rendi impossibile il finanziamento del debito che finanzia spesso la metà delle manovre dei paesi europei e rendi più difficile il credito in maniera vistosa in un continente dove già l'energia costa un sacco, ma chi è che tiene in piedi l'euro? Ma chi è quale operatore di mercato, soprattutto quale scommettitore sui tassi di interesse scommette che l'euro salga sul dollaro anche se la banca centrale alza i tassi di interesse? Cioè, non so se riesco a spiegarmi, cioè, quello che voglio arrivarti a dire è che... Il rialzo dei tassi di interesse determina un indubbio fenomeno recessivo. Tant'è vero che l'effetto benefico paradossalmente sull'inflazione viene concepito perché si dice che arriva la recessione, quindi i consumi in Europa saranno ancora più bassi e quindi i prezzi scenderanno. Come dire, la, la, la politica dei tassi di interesse funziona perché ammazza l'economia, che è un paradosso, ma non perché alzando i tassi di interesse l'euro diventa più forte, perché nella percezione del mercato alzando i tassi, e, de, e degli speculatori, alzando i tassi di interesse, tu metti in ginocchio l'economia europea, perché impedisci il finanziamento del debito che è oggi alla base di 50-60 miliardi in Italia di sostegno alle imprese, eccetera, eccetera, e dall'altro lato come dire, rendi difficile per le stesse imprese accedere al credito. Quindi è un, hai la prospettiva della recessione e allora fra un'economia che comunque la prospettiva della recessione non ce l'ha ancora, che sono gli Stati Uniti, e un'economia dove la recessione è indotta proprio dal rialzo dei tassi di interesse, c'è cioè evidente che quel tipo di meccanismo non rafforzerà l'euro e infatti l'euro non si sta rafforzando. Sono aumentati i tassi di interesse, ha fatto da 097 098 ha fatto QQ e poi è ritornata a 097. Cioè capisci il, il problema vero è che in questo momento o smonti i meccanismi della finanziarizzazione o altrimenti le altre misure sono misure assolutamente perdenti rispetto alla strategia degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti invece con gli alti tassi riescono a finanziare la trazione di capitale, grazie alla forza del dollaro, riescono a reggere il sistema. E se la Banca Centrale scimmiotta, ritorna appunto non a Trichet, ad Doisenberg e alza i tassi di interesse nella speranza di garantire la parità del cambio, oggi è, è morta. È morta. Cioè, è veramente, io penso, il funerale dell'economia, dell'economia europea e eh, dell'occupazione europea. Io sono convinto invece che la Banca Centrale Europea dovrebbe essere cautissima. In questa fase sia nel rallentamento degli acquisti dei titoli del debito pubblico sia nella, eh, nel rialzo dei tassi di interesse anche perché ti faccio una domanda ma quanto può scendere il, il rapporto euro dollaro cioè io penso che abbia già toccato il pavimento cioè, non è che ora nelle condizioni attuali pur con tutti i limiti dell'Europa, si può arrivare a una parità di cambio di 0,70 o 0,80 non è pensabile, anche perché gli stessi americani a quel punto avrebbero paura no, della capacità in, in, in di... Portazione. Infatti, infatti, ti stavo dicendo questo. C'è già polemica negli Stati Uniti, cosa che tra l'altro appunto ci mostra bene come poi diciamo, eh, anche se ovviamente un sistema paese poi beneficia magari de, delle posizioni di forza della sua finanza e del suo stato però poi la gente che lavora spesso invece rimane fregata comunque anche se si trova nel centro dell'imperialismo e appunto c'era un problema Serio, cominciano a esserci dati molto preoccupanti sull'occupazione eccetera proprio perché ovviamente con questo dollaro a questi livelli altro che il reshoring del manifatturiero sì, negli sì, Stati sì. Uniti qui cominciano a importare anche di buono, cioè, piuttosto le Jeep le, le portano fuori e poi le reimportano dopo ecco, cioè, nel senso è dico. proprio quello il tema no? cioè, loro devono giocare su questo equilibrio cioè, e quindi l'Europa dovrebbe saperla questa cosa no? mi stupisce che invece ci, cioè, noi andiamo dietro all'idea del rialzo dei tassi di interesse perché pensiamo, questo ripeto, riflesso condizionato: che se alzi i tassi di interesse riduci l'inflazione, che in questo momento è una bagianata, quando invece tenendo i tassi di interesse diciamo un pochino più bassi. Quando a fare acquisti di, del debito pubblico hai, tieni in piedi sia il tessuto sociale che un po' di economia perché dai dei sostegni che sono indispensabili e al tempo stesso sai hai la certezza che gli americani non ti faranno crollare l'euro sotto un certo livello perché se no diventa una moneta competitiva in termini allora di, di, di come dire le merci europee sono talmente scontate che invadono i mercati americani o i mercati di altri paesi in giro per il mondo quindi cioè, ci vorrebbe veramente di uscire un po' da questi cliché io a volte quando sento parlare gentiloni quando, cioè, mi viene un, come dire la sensazione di, di di, di, di una sorta di, 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 di paranoia, cioè come se fossero dentro un meccanismo paranoico, no? dove vedono un mondo che non c'è più, un, un, mondo, un mondo distopico, non, non saprei come dirlo. Ecco, qui ci vorrebbe veramente una visione diversa, politica, come ho scritto più volte, anche della Banca Centrale, perché poi. O se no, come è... dice il Brotini, volpi commissario del popolo alla BCE. <ride> esatto, ci andrei volentieri perché. <ride> Perché un paio di idee ce l'avrei, ma semplice perché poi non è che ci voglia molto. Eh. basta, L'importante è che tu non ti voglia arricchire. Se non hai l'intenzione di arricchirti, le regole vengono da sé perché oggettivamente in questo momento le cose voglio dire, non stiamo facendo cose che sono banali. Ora ripeto, questa logica del rialzo dei tassi di interesse è veramente cervellotica e totalmente inopportuna. Ma soprattutto non provare neanche a affrontare il tema della finanza. Ora è veramente come se in una piena appunto, epidemia si dicesse: Ora aboliamo ogni tipo di mascherina, anzi, favoriamo gli abbracci cioè, sistematici. Perché voglio dire, è evidente che. Accoppiatevi, quindi... accoppiatevi. Esatto, accoppiatevi. Cioè, voglio dire, questa cosa che noi continuiamo a tenere i i Amsterdam come mercato di credito. Tra l'altro. Ho letto alcuni che dicono, no ma guardate che però Arera ha cambiato, non usa più il mercato di Amsterdam come Amsterdam. Come, non è vero, cioè, sostanzialmente cosa ha fatto? Ha eh, sganciato alcune tipologie di contratti dall'indicatore, che comunque continua ad essere l'indicatore per tutto il sistema, perché le aziende pagano, il, le imprese pagano sulla base dell'indicatore, sull'indicizzazione fatta sul mercato di Amsterdam, quindi non è vero che ci siamo liberati, ci sono alcune tipologie contrattuali che temporaneamente sono state sganciate da Amsterdam, che è niente, quello, qua, quello quando basterebbe veramente dire noi il prezzo lo prendiamo non come riferimento quello di Amsterdam, ma banalmente da Londra, faccio un esempio, agganciamo al Brent e vorrebbe dire che noi pagheremmo il 40-50% in meno subito l'energia, con una semplice... Operazione, ma non riusciamo a farlo perché l'Olanda, perché l'Equilibrio Olanda-Germania, per una serie di, che sono folli, che sono oggettivamente folli, così come il disaccoppiamento delle fonti energetiche da il gas, non riusciamo a farlo, perché ne discutiamo, ma non c'è vertice europeo che riesca ad andare avanti. Questa ipotesi surreale del tetto che è surreale, ma neanche quella è andata avanti cioè praticamente l'Europa sta continuando a gestire il mercato in termini finanziari quando sa che la finanza lo sta sfacciando, sta sfacciando l'approvvigionamento dell'energia. Quindi cioè, veramente siamo arrivati a un punto dove eh, il punto di rottura è, forse l'abbiamo già superato, l'abbiamo già ampiamente superato. Quindi eh, io penso che sia necessario anche una mobilitazione, cioè io per questo dico, cioè, questo deve essere un tema politico centrale, perché se non cominciamo a porre veramente questo tema della, de, del superamento dei meccanismi finanziari e, e non decidiamo una cosa molto banale che il prezzo dei beni è determinato dall'offerta reale dall'offerta e dalla domanda reale e cioè non, non, non siamo dentro nessuna dimensione della realtà Senti, siamo fuori nell'immediato questo al rialzo dei tassi a livello europeo su L'interesse sul nostro debito cosa significa e quindi quanto restringe i nostri spazi di manovra nel prossimo Guarda, ah, i dati ultimi della Gioneria Generale dicono: e anche dell'ufficio parlamentare di bilancio, dicono che alla fine dell'anno già nel 2022 noi pagheremo 76 miliardi di interessi. Quindi, quindi scusate, siamo... vorrei sottolineare 76 miliardi in un anno per l'interesse uh, sul debito. Più la bolletta energetica, quindi già il PNRR. Diciamo nel 2022 se ne va affanculo solo con queste due voci di bilancio qua. Perché? No, per non so. perché? Non so. No, cioè giusto per dire capito Perché uno cioè. poi si perde nei numeri, cioè la dimensione è questa. Capito? Cioè. Si fa. No, ma, poi... cioè. ci si... cioè. ma e poi aggiungerei un fatto che nel 2023 sappiamo già che avendo grosso modo 335 miliardi di, di debito in scadenza più a essere cauti mettiamoci un centinaio di miliardi che certamente serviranno perché o, o la Meloni si mette a fare una seria riforma fiscale di sinistra e non ci credo e, o altrimenti eh, quei soldi li serviranno il che vuol dire che se noi paghiamo il 4-4,5 di interesse perché ora stiamo pagando sul decennale e alcune aste 4,5 alcune 4,1 4,2 vuol dire che ci rivorranno come minimo arriveremo a 90-95 miliardi cioè vuol dire che la spesa per gli interessi è la terza spesa nell'ambito della spesa pubblica italiana cioè torniamo al 2011 cioè torniamo a dimensioni che sono poi difficilmente eh, sostenibili ecco questo è, è, è è il dato ed è frutto di questa scelderata scelta della Banca Centrale Europea, perché mentre paradossalmente il 2011, pur con tutti i limiti, qualche tipo di giustificazione ancora ci poteva essere, molto parziale, ma ora veramente è evidente che questo tipo di alzo dei tassi di interesse serve solo a, a massacrare l'economia, quando l'economia sarà massacrata si sarà sgonfiata l'inflazione, perché è chiaro che se tu cancelli eh, la possibilità di fare credito, chiudi le aziende, eh, togli il reddito di cittadinanza perché il 50% del reddito di cittadinanza è finanziato a debito, togli il sostegno alle bollette perché il 38% del sostegno alle bollette è finanziato a debito e restringi tutto e chiaramente ci sarà una contrazione sciagurata dei consumi e con quella crollerà anche l'inflazione. Ma mi sembra non certo quello l'obiettivo da perseguire. Cioè, se noi vogliamo curare un malato e lo ammazziamo, e certamente dopo non dà più segni di squilibrio, ma non c'è più. Quindi questo mi sembra eh, un po' il tema eh, col quale dobbiamo misurarci. Però purtroppo è così, purtroppo è così. Cioè, noi abbiamo inseguito. Noi intendo una parte del paese ha ipotizzato questa famosa agenda Draghi. Nell'agenda Draghi c'era la ricetta Lagarde e la ricetta Lagarde è fuori da ogni seminato perché non funziona da nessuno dei punti di vista per cui è stata eh, concepita la politica monetaria e, e il meccanismo dei tassi di interesse. Noi, e, e Sono convinto, come si diceva prima, che non difenderebbe neanche l'euro. L'euro ormai è, è in balia dell'andamento dell'economia europea. E se come sembra gli scommettitori scommettono tutti contro l'euro, lo fanno perché sono convinti che proprio la politica dei tassi alti ammasserà eh, le capacità di tenuta dell'economia europea, e quindi ammassa l'euro. Quindi si, si produce proprio il paradosso che si vorrebbe scongiurare: si alzano i tassi per difendere l'euro, si alzano i tassi, si ammassa l'euro. Perché la percezione diffusa, e anche quello sui tassi di interesse è un mercato dove si scommette, perché noi abbiamo anche questa roba qui, no? Perché ora eh, qui sarebbe, cioè, penso che queste cose tra noi ce le possiamo dire. Cioè, che senso ha questa proliferazione di mercati che scommettono su tutto? Cioè il fatto che ci sia un mercato che scommette sui tassi di interesse, a cosa serve ai fini del buon andamento? del sacro capitalismo penso proprio a niente no? penso che sia la trasformazione del capitalismo nella, nella rapina a mano armata cioè questo è un mercato sui tassi di interesse un mercato che scommette sulle previsioni del tempo perché a sua volta le previsioni del tempo eh, hanno conseguenze sulle scommesse sull'andamento del grano, non sul grano, sulle scommesse sull'andamento del grano. Cioè noi abbiamo costruito questa sorta di bolla gigantesca di ricchezza finanziaria concentrata in pochissime mani che sta affamando il pianeta e sta distruggendo pezzi interi di economia. Leggevo cioè, oggi, oggi che ci sono catene di alberghi che chiudono. Perché non riescono più a stare in piedi. Questo conto... a noi ci fa solo piacere, perché noi siamo <ride> contro il turismo. Spero che il Nicone ci segua, perché ogni volta che dico questa cosa qua, diciamo, lui mi offre una bevuta. Eh. E, e, no, però una cosa che non ho capito bene: no, rispetto, appunto, alle difficoltà, che comunque dice anche la Germania, parte del suo mal di pancia, è dovuto proprio alla difficoltà che crea allocare il debito una volta che tu hai. Un debito americano che ti paga il 5%, eh, però appunto fa poi l'all-in per appunto rendere sostenibile eh, l'acquisto la, di gas senza nessun tetto, eccetera, quindi al prezzo in cui si trova. Eh, e con questi 200 miliardi, che, però appunto è debito da finanziare. Pensi che potrebbero avere qualche difficoltà anche loro a finanziare questi 200 miliardi di debito? Secondo me sì, secondo me sì. Eh, lo, lo hanno distribuito su due anni. Eh, fidano sul fatto che, comunque, all'interno dell'area euro, eh, sono diciamo così, il paese debitore che ha un più basso rapporto fra debito e prodotto interno lordo. Quindi, diciamo, mettono sul mercato un prodotto sicuro che magari eh, appunto, rende un po' meno. Dei, dei titoli americani ma è più sicuro dei titoli americani perché i titoli americani poi alla fine vivono veramente sulla pretesa di essere una superpotenza o meglio una iperpotenza perché di dollari in circolazione ce ne sono davvero quantità sterminate e il rischio di uno sganciamento al dollaro da parte di alcuni paesi non è così banale cioè se eh, faccio un esempio vince lula in brasile sono convinto che lula in brasile non è favorevolissimo alla dollarizzazione, ma magari pensa a un paniere di monete di riferimento. Eh, alcune scelte strategiche fatte in altre parti del mondo, anche in Cina, comunque tengono sempre un po' conto del fatto che dollarizzarsi troppo può essere pericoloso per varie ragioni. Penso alla vicenda, appunto, mh, insomma, anche alle vicende interne della Cina, alla geopolitica della Cina. Quindi la, la Germania, secondo me. Avrà qualche difficoltà, però spera di poter mettere sul mercato dei titoli che sono considerati affidabili. Ed è lì che nasce la sua resistenza che ha espresso oggi lindner, l'Indner, il Ministro delle Finanze, al debito europeo. Perché mentre il debito europeo non dà le garanzie che dà il debito tedesco, il debito tedesco dà la garanzia della solidità e allora a quel punto. Concentrano i loro sforzi sul loro debito, cioè non, non contribuiscono più. Anche da questo punto di vista, il PNR. Arrivederci perché il PNR si basava su un collocamento dei titoli che era in parte garantito dalla solidità, solidità della Germania e in parte dall'acquisto diretto da BCE. Ora, se l'acquisto diretto da BCE è più complicato per effetto della nuova strategia Lagarde e la Germania dice: Sapete com'è, io mi piaccio il mio debito, poi vediamo che contributo do al debito comune e la Germania al suo lo, di, lo piazza e magari lo piazza al 3,5 e non più a tassi negativi come una volta o all'1,5 ma eh, però lo piazza ma non si preoccupa più del debito europeo perché il debito europeo a quel punto va per la sua strada e la sua strada diventa molto più difficile perché da una parte ci sono gli alleati americani i nostri amici americani che Allettano i compratori col 5% e con il dollaro forte che schiaccia l'euro perché eh, gli Stati Uniti sono ritornati da grande potenza militare e via dicendo. E la NATO e compagnia Belle, questo, questa narrazione che certamente da quel punto di vista lì funziona. E in Europa la Germania va per la sua strada. E quindi voglio capire poi veramente qual è il percorso che noi possiamo permetterci di seguire. Nel collocamento di un debito che, già, come si diceva prima, nella ipotesi più ragionevole, va a costare 80-90 miliardi di euro, perché poi c'è anche il rischio che i compratori tu non li trovi neppure. Certo, perché se, certo. se viene meno eh, il sostegno. Della, della banca centrale diventa molto molto complicato il tema. Senti un'altra cosa, no? De, in ottica appunto questo mix che appunto sono inscindibili in diciamo tra alleanze geopolitiche e guerra valutaria e dei tassi di interesse. Uno a prenderci proprio la mazzata più grossa di tutti ce la stanno prendendo gli inglesi. Queste cose qui non rischiano un po' di indebolire la. Eh, anglo-americano, exactly. insomma cioè, a un certo punto gli inglesi diranno un po' che anche a loro sta roba qua non gli sta tornando tanto bene io ho l'impressione che l'Inghilterra sia veramente in balia di se stessa perché insomma questa manovra di Lee Strasse, che era un taglio alle tasse finanziato con un aumento del debito, è una roba. Un taglio alle tasse di... sopra i 150, 150 esatto, mila sterline che sono il 2% dei contribuenti e, e costava di... mi sembra 15 miliardi solo quella roba. E anche qualcosa di più, anche 25 per certi versi. Per cui però il tema è, è chiaramente un segno di squilibrio, no? Cioè tu tagli le tasse, ai super ricchi e ingigantisci il debito a carico del paese mi sembra una roba quando tu tagli le tasse super ricchi devi tagliare la spesa sociale come fece il crudele eh, Reagan o la, la Lady di ferro eh, non, non puoi pensare che fai questa roba e, e, e continui come se nulla fosse e questo è un chiaro segno di squilibrio c'è cioè un chiaro segno di confusione mentale peraltro gli, gli inglesi hanno una moneta che è una moneta ormai di riserva, cioè la sterlina non è una moneta che ha un, nessuna possibilità di scambio in giro per il mondo. Quindi, in un mondo dove ci sono l'euro e il dollaro, la sterlina, è, è, non dico che è carta straccia, ma è, 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 ha un valore se ha una copertura di un'economia forte, altrimenti è carta straccia. E gli inglesi si sono finiti lì dentro. Ora, io temo, ma sarà perché, che, che gli Stati Uniti, poi alla fine, però stiano coltivando questo tipo di sottomissione. Planetaria con una certa scientificità, cioè in fondo anche per loro, un'Inghilterra che ha perso la natura di grande capitale finanziaria che faceva concorrenza anche alle borse americane. Perché se ti ricordi, c'è stato un momento, poi lì c'è stato prima l'impazzimento della Brexit e poi queste conseguenze. Ma c'è stato un momento in cui Londra era il più stava diventando il più grande mercato finanziario del pianeta. Sostituendo le borse americane, incorporando una parte della finanza cinese, incorporando una parte della finanza che era, si era spostata da Hong Kong. Cioè, quindi, c'è cioè, stato un momento in cui eh, questo tipo di elementi hanno preoccupato anche gli Stati Uniti, una parte dei soggetti finanziari statunitensi, l'aggressione di alcuni gruppi inglesi ai gruppi statunitensi. Quindi, io penso che poi, alla fine, veramente gli Stati Uniti stiano peraltro con un presidente che mi sembrava molto incolore invece. Con una struttura anche ministeriale, perché io Janet Jellen non la sottovaluterei, eh, che stanno. E lo stesso Powell alla eh, Fed, cioè stanno ri, riposizionando l'economia americana al centro del sistema, così come lo è stata negli anni della primissima globalizzazione, ripeto, nei, a, nel corso degli anni Ottanta, quando allora le vittime predestinate erano i paesi dell'America Latina, alcuni paesi africani e, e, e un po' meno. L'Europa ora stanno cercando di arrivare a una sottomissione significativa creando una dipendenza energetica, creando un'inflazione che alla fine rimane quasi endogena perché se è speculativa e la speculazione al rialzo rimane endogena in Europa e vogliono piegare la... La, 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 la possibilità della Germania di essere un punto di riferimento, dell'Inghilterra di essere un punto di riferimento e loro diventano il cuore di questa grande area baltica, di questa grande area a ridosso della Russia che serve a smembrare poi la stessa Russia. Cioè io non voglio attribuire troppe eh, aspettative agli americani, ma secondo me su questo stanno lavorando, stanno lavorando e stanno anche raccogliendo frutti, perché poi alla fine... Mm, eh, questo atlantismo è diventato un filo americanismo di, di, di sottomissione perché gli equilibri di forza sono, 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 drasticamente cambiati, sono drasticamente cambiati quindi anche il caso inglese secondo me sta dentro questa, que, que, questo processo di indebolimento forte delle singole realtà europee è, è la dissoluzione non solo della Unione Europea o della zona Euro, ma anche dell'Europa come area appunto, geopolitica. La, mm, io vedo questo spostamento invece in direzione del Baltico, in direzione appunto, in funzione di una eh, disgregazione di, de, 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 della Russia come soggetto internazionale. Ecco, io penso che questi siano un po' gli elementi di, di, di criticità forti che stiamo vivendo adesso e per i quali servirebbe qualche chiave di lettura e qualche ricetta differente, non certamente le ricette di Mario Monti nel 2011 Senti, a proposito di ricette no? contro comunque appunto eh, nonostante giustamente come dicevi te nessuna di questi eh, interventi influisce sul eh, sull'inflazione nostra che è dovuta dall'energia e al prezzo alto del dollaro che quindi vuol dire prezzi alti di tutte le materie prime, eh, Perotti, no? uh, professore della Bocconi, giustamente dice ragazzi la soluzione è... non giriamoci troppo intorno, lo so sono impopolare, è dolorosa, ma la soluzione è disoccupazione a palla. Ti piace Vabbè. come soluzione? Ma mi sembra demenziale, cioè, nel senso, cioè io penso che riproporre queste tesi sia oggettivamente, a parte, sia pericolosissimo, perché io sono convinto che immagini di tenuta democratica e comunque di, di, di un livello di scontro che non diventi una vera e propria eh, guerra civile, per intenderci, e, e, insomma. Non è così questo limite, non è così lontanissimo. Eh, perché appunto, come si diceva, eh, quando le bollette con materializzeranno per intero i loro effetti, quando l'inflazione si stabilizzerà al 10%. Io voglio capire uno che guadagna 1400-1500 euro al mese, che l'inflazione gliene mangia 150, più deve pagare bollette che costano 3-4 volte di più. Eh, e Voglio capire alla fine quanto riuscirà a resistere perché questo è il tema tant'è vero che ho letto uno dei primi provvedimenti di cui stanno parlando è no, eliminare la possibilità dei distacchi della luce del gas per gli utenti morosi che è un tema tutt'altro che trascurabile perché quando gli utenti morosi sono qualche migliaio se diventano qualche milione eh, il quadro cambia profondamente magari nel famoso mese di marzo no, dove si dice o febbraio quando le scorte se sembra che si esauriranno quindi cioè io penso che coltivare questa logica aumentiamo il numero di disoccupati vuol dire andare incontro a veramente altro che autunno caldo uno scontro frontale che peraltro la politica farebbe fatica a, a interpretare e a gestire insomma voglio dire eh, negli anni 70 l'inflazione aveva prodotto dei livelli di scontro e di tensione sociale altissima che, che sono stati contenuti perché si è arrivati al punto unico di contingenza del 75, i salari dei lavoratori sono cresciuti quattro volte. I, i, i bocconiani dicono, eh sì, però lì allora si è persa competitività per le imprese, si è fatto più debito. Sarebbe da dire, sì, eh, però lì allora se non si faceva così, io non so come andava a finire il nostro Paese qual era la, il bacino di consenso di cui disponeva diciamo, la lotta rivoluzionaria nel nostro paese se non ci fosse stata questa opera di rafforzamento e di miglioramento delle condizioni di vita dei classi lavoratrici. Quindi cioè, questa roba di usare ancora una volta il riflesso pavoloviano che è, funzionava in una fase di deflazione. Cioè in una fase di inflazione vuol dire che c'è un nemico costante che è la, il carovita e che rende tutto difficile. Allora il disoccupato che perde il lavoro è ancora più povero perché eh, gli dovrai dare una cassa integrazione che sarà del tutto insufficiente, perché la cassa integrazione in un contesto deflazionistico, magari senza un forte aumento del, da, del, 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 del livello dei prezzi. Conserva un certo potere d'acquisto, se sei in piena inflazione, la cassa integrazione rischia di essere un pannicello caldo. Quindi, eh, io penso che invece lo sforzo dovrebbe essere quello di, eh, ripeto, introdurre delle misure quantomeno una moratoria su alcuni strumenti finanziari che sappiamo essere quelli eh, più pericolosi eh, Giuliano io non riesco a capire ma qual è la motivazione per cui noi non, vetiamo, non vietiamo le vendite allo scoperto in borsa ma perché? Cioè, ma perché? Qual è la, la, la razza? Cioè, se si blo bloccassero quelle già si bloccherebbe una parte della linfa dei processi speculativi se si cominciasse a vietare, a, a rivedere il regolamento europeo del 2012 su alcune tipologie di derivati finanziari che sono puramente speculativi e non hanno nulla a che vedere con la facilitazione del processo o l'assicurazione la degli operatori, ma, e, e si, o quantomeno si dicesse che quel tipo di contratti li possono fare solo gli operatori e non i soggetti terzi, ma si comincerebbe a, a togliere di mezzo U, 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 a disboscare quelli che sono gli elementi di pericolo veri. E allora si comincerebbe a riavere un'inflazione che è un'inflazione che sta sul 3, 3,5 eh, massimo 4%. Allora forse eh, si potrebbe riuscire a, a, a fronteggiare quell'inflazione con un aumento dei salari perché a quel punto tu hai una maggiore capacità di consumo interno e la maggiore capacità di consumo interno consente anche una crescita del PIL che ti rende sostenibile anche il debito. Perché un altro dei temi che dovremmo comunque provare a porre è come si valorizza il risparmio o comunque le forme di proprietà, di possesso, non dico di proprietà, anche di possesso che hanno gli italiani in chiave di eh, sostenibilità del debito, cioè ci dobbiamo preoccupare delle fasce più deboli della popolazione e di quella che è la loro capacità di produrre reddito. Ormai noi diamo quasi per scontato che il reddito del nostro paese coincida con il reddito delle fasce medio-alte e, e perché pensiamo che sia quello il punto di riferimento per sostenere la tenuta del PIL, ma non è più così, non, questo non funziona più di fronte a un'inflazione del 10%, quindi... Meno speculazione, indicizzazione, bisogna restituire forme di agganciamento delle retribuzioni dei lavoratori all'aumento del costo della vita e ci serve anche un po' di debito e per fare un po' di debito ci vuole una politica monetaria della BCE che tenga conto della particolarità della situazione e sappia che tanto, come dire, l'euro non, 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 non regredirà più di tanto perché gli Stati Uniti non hanno interesse a farlo regredire più di tanto. E, 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 e il rischio di una maggiore quantità di liquidità è minimo rispetto alla enorme quantità di dollari che ci sono in giro per il mondo Cioè io penso che questo sia il tema Se a proposito un Alessandro un'ultima cosa che poi mi avevi detto che dovevi andare e la, a proposito di, di quantità di dollari che, ci, che girano per il mondo però appunto oggi dati eh, Bloomberg dell'ultimo appunto trimestre parlano di un restringimento abbastanza consistente della liquidità, che è sempre cospicua, però insomma è la prima volta da un bel po' che c'è meno liquidità di tre mesi prima, in qualche modo. Quanto, eh, sono, so, qu quanto sono a rischio i mercati finanziari, cioè nel senso le borse nel mondo, le, le azioni proprio per questo meccanismo che si sta instaurando? Guarda, io sono convinto che questo rischio non, non, non ci sia. Tu calcola che nel corso degli ultimi tre anni le borse si sono gonfiate a dismisura e, ed è inevitabile che poi ci siano delle parziali prese di beneficio che hanno ridotto in parte, in minima peraltro, gli avanzamenti che sono stati compiuti negli anni passati. Gran parte delle eh, azioni peraltro sono diciamo così, facilmente gestibili da grandi gruppi perché poi il cosiddetto flottante, la quantità di azioni che vengono scambiate a prescindere da un sindacato di riferimento, cioè da un cartello di proprietari di riferimento, sono comunque una quota a parte abbastanza limitata, peraltro è quella lì quella che si è parzialmente contratta, ma nel frattempo il processo di concentrazione della proprietà delle banche, penso al ruolo di BlackRock, e in giro per i grandi sistemi bancari europei si è ulteriormente accentuata. io penso, E anche questa contrazione di liquidità in dollari è una contrazione quasi fisiologica, vista l'enorme esposizione che si è venuta a determinare a partire dal 2009 in avanti. Quindi a volte io ho l'impressione che Bloomberg, questo tipo di, l'ho detto anche io, cioè, cerchino di, eh, come si può dire, lanciare degli, de, de, degli allarmi. Che sono degli allarmi prodomo loro, cioè nel senso eh, per la preoccupazione che ci possano essere eh, qualche tipo di restrizioni vera, ma torno a dire, io penso che da questo punto di vista i mercati finanziari sono liquidi e rimarranno liquidi decisamente a lungo perché l'iniezione è stata protratta a lungo e comunque la Federal Reserve continua a fare una politica monetaria pur con un rialzo dei tassi che è comunque ampiamente espansiva e i, i soggetti finanziari che producono titoli derivati poi sono in grado di farli circolare anche con poca liquidità, perché basta che accelerino il volume e la velocità degli scambi e con quello riescono a sopperire anche alle eventuali contrazioni di liquidità. Quindi mh, io, io non penso che eh, la Banca Centrale Europea debba avere paura. Del fatto che c'è un percorso di contrazione della liquidità in dollari, e questo renderebbe in qualche modo il dollaro più forte e l'euro più debole. Io penso che la debolezza dell'euro in questo momento derivi dal fatto che coloro che scommettono, scommettono sulla debolezza della futura economia europea per effetto proprio di queste cure da cavallo che gli stanno riproponendo, questo, effetto di queste cure da cavallo, questo rigorismo che alla fine. È stato per l'Europa particolarmente pesante, quindi già in passato. Quindi io non, non, non penso ecco, che la BCE dovrebbe essere preoccupata perché c'è una parzialissima contrazione di liquidità perché i mercati finanzi finanziari sono ben oliati e continueranno a essere, a essere oliati e la concentrazione della proprietà e, e la capacità di alcuni grandi fondi di gestire i flussi e i momenti. È largamente determinante Senti, quindi in questa questo... faccenda del rialzo dei tassi di interesse appunto come hai sottolineato te più volte ti, e, e io l'ho ripetuto eh, in alcuni video eh, a guadagnarci almeno nell'immediato sono anche le banche però poi sì. succede però poi ci sono due fenomeni in controtendenza uno è che questo innalzamento dei tassi poi si ripercuote anche sul mercato immobiliare e, e c'è un, un potenziale rischio di, di, di un effetto valanga sulle posizioni un po' più esposte. Soprattutto ora che, che tramette insieme i soldi del mutuo, delle bollette, dell'inflazione di tutto. Insomma, comincia a essere complicato. Quindi... E poi appunto c'è questo fenomeno che vorrei che tu mi spiegassi un attimo di cosa cazzo sta succedendo a Credit Suisse. Che potrebbe essere abbastanza. Sì, ma io però penso sostanzialmente che eh, il, il rialzo dei tassi, al di là del famoso riflesso di cui parlavo prima, condizionato, è in larga misura invece un rialzo dei tassi fatto nella speranza di aiutare le banche, eh, eh, per due ragioni. La prima ragione è perché... Ovviamente con tassi di interesse più alti hanno una maggiore manovrabilità dei loro margini, perché è chiaro che se il tasso di interesse ufficiale è all'1% o allo 0 e qualcosa, i margini di manovra sono molto bassi. O altrimenti se sono più alti rischiano di essere vistosamente lontani dalla politica monetaria della BCE. Quindi alzare i tassi di interesse vuol dire dare un margine di manovra in termini di remuneratività. Delle azioni banche, delle operazioni bancarie decisamente, decisamente più alto. E il secondo motivo è che queste banche sono imbottite di titoli di Stato e l'illusione che ha eh, la BCE, secondo me è un po' un'illusione, però diciamo così, che se si alza il tasso di eh, interesse si, eh, come si, può dire, si eh, determina una ipotetica riduzione dell'inflazione che dovrebbe servire a erodere meno il valore di questi titoli. In realtà questo si è rivelato un errore perché appena i tassi di interesse sono alzati, come hai visto, i prezzi dei titoli, sono aumentati i tassi di interesse, i rendimenti, ma i prezzi sono scesi, quindi quell'illusione con cui si è concepita la manovra si è parzialmente eh, si è parzialmente dileguata, però dietro c'è questo, cioè la banca centrale fa la banca delle banche e quindi difende gli interessi delle banche, gli dà maggiori margini di interesse e cerca di frenare l'erosione del debito, in questo caso per il secondo aspetto c'è riuscita, riuscita un po' meno. Ora rispetto alla considerazione che tu fai, sì però poi i mutui possono diventare più onerosi e quindi può darsi che una parte mutuata dei soggetti titolari di mutuo non restituisca. Beh, io penso che eh, la, la lezione le banche l'abbiano un po' imparata con i mutui su Prime, quindi io sono convinto che cercheranno... Sono di, esattamente, hanno una copertura per cui hanno già ampiamente rivisto le loro sofferenze e nell'erogazione dei mutui, secondo me, nel corso degli ultimi anni sono state molto caute, cioè non ci sono... I signori Lopez, cioè il mutuatario del mutuo suprime americano che aveva 20.000 euro di stipendio e ci aveva un mutuo per 300.000 dollari. Per i 20.000 dollari. Ecco, io penso che queste fattispecie si siano progressivamente erose, rose. Cioè, la selezione della clientela è stata fatta con suoni di algoritmi e varie altre variabili. Quindi da questo punto di vista. Io penso che non ci sia il rischio per le banche di rimanere incagliate dentro eh, operazioni che sono operazioni eh, legate al rialzo dei tassi. Io penso invece che eh, questa manovra alle banche farà, eh, farà bene. Infatti, le azioni delle banche si sono riprese abbastanza agevolmente. È, è l'unico comparto che ha risentito positivamente del rialzo dei tassi di interesse in maniera. In maniera chiara. Quindi, da questo punto di vista, eh, la Banca Centrale dimostra di essere veramente troppo una banca delle banche, cioè, ma non nel senso del prestatore di ultima istanza. Una banca che è molto preoccupata dell'andamento delle banche. Peraltro, nel momento in cui la vigilanza è stata spostata in sede europea, chiaramente la stessa BCE, che non è l'organo preposto alla vigilanza, ma insomma diciamo l'architrave della, della vigilanza europea. E non vuole avere grosse sorprese e quindi ha alzato i tassi di interesse per evitare di piegare in due eh, alcuni sistemi bancari, alcune banche di, di, primissimo, di primissimo piano. Ecco, io penso che questo sia i, il, tema, il tema vero: cioè, questa politica monetaria non è una politica monetaria, ma una strategia che ha difeso e difende in larga misura il sistema bancario da la possibilità di crisi che potrebbero travolgere alcuni dei colossi, penso soprattutto a alcuni dei colossi tedeschi e in parte anche alcuni dei colossi svizzeri. Ecco, questo potrebbe certamente, potrebbe certamente essere uno dei motivi del rialzo voluto dalla Lagarde. Questo Senti è, ultimissima è uno... cosa, quanto tutto questo può veramente significare l'insostenibilità dell'euro nei prossimi anni? Ma io non penso che ci sia un rischio di insostenibilità dell'euro, io, non, non, non io penso che ci sia un rischio reale di recessione, questo sì, cioè io penso che l'euro sostanzialmente continuerà ad avere una parità di cambio che oscillerà fra lo 0,99, in alcuni momenti può darsi che arrivi la parità, e lo 0,96, 0,97 massimo, 0,95, ma sarà comunque una divisa utilizzata da... Un'ampia popolazione e, 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 e ha una sua credibilità che deriva da una minore circolazione rispetto al dollaro. Quindi alla fine l'euro non entrerà in una crisi strutturale. Sarà molto difficile il finanziamento del PNR, costerà molto di più, questo sì, eh, perché i tassi di interesse alti che servono appunto anche per salvare, come si diceva prima, il sistema bancario eh, europeo. Eh, si tradurranno in uh, un collocamento del debito a prezzi più alti. Quello che io temo è che invece ci sarà una difficile sostenibilità del debito italiano, una difficile sostenibilità del debito italiano in termini di capacità di collocamento a tassi di interesse che non diventino tassi di interesse usurari e quindi in qualche modo destinati a, a una ristrutturazione dello Stato sociale, a uno smantellamento di pezzi interi dello Stato sociale perché non ci sono più le risorse per finanziarli. Questo secondo me è il, il rischio vero ed è il rischio che si abbina a un'inflazione che io sono convinto invece durerà a lungo fino a quando appunto non si avrà il coraggio di mettere mano ai processi di finanziarizzazione. Guarda, io di questo ne sono convinto, cioè ci, ci risentiremo e, e, e vedrai che più andremo avanti e più il tema della finanziarizzazione diventerà un tema che per forza finirà sul tavolo della discussione sì, sì, politica proprio sopravvivenza diciamo. No, no, no. io penso che non, non ci sono più le condizioni ormai non ci sono più le condizioni la, la finanziarizzazione non è più conciliabile con l'attuale fase dell'economia internazionale non è più conciliabile perché comunque eh, la, la, la guerra in Ucraina è stata un moltiplicatore di tensioni ma le tensioni già esistevano con la fine del Covid e le, le, i famosi colli di bottiglia. Ormai il sistema si è strutturato e ha perfezionato tutti questi mercati mercatini, supermarket, micro market, dei titoli derivati e dei titoli finanziari. Le piattaforme li vendono con una grande semplicità, pur essendo piattaforme che spesso fanno capo a eh, strutture molto pesanti come i fondi edge, nel frattempo i fondi edge si andranno a comprare partecipazioni in imprese, in banche facendo più o meno shopping eh, di compra vendita eh, ancora una volta in termini finanziari, questo secondo me è il vero pericolo il pericolo che abbiamo davanti è questo e o veramente si affronta quel nodo o noi faremo delle rincorse avremo bisogno di soldi per ridurre L'impatto delle bollette, faremo, eh, bloccheremo gli oneri di sistema, ma, ma non riusciremo a risolvere questi problemi fino a che non cominciamo da alcune misure chiare, alcune misure più generali, e soprattutto una visione politica diversa, quella per cui la finanza non può essere il cuore dei processi eh, produttivi e dei processi sociali eh, di, di, appunto, di intere parti del pianeta. Questo mi sembra. Il vero punto nodale. Tutto il resto eh, sono, secondo me, elementi accessori, sono elementi accessori, chiarissimo. Oh, Alessandro, ti ringrazio tantissimo. Tanto appunto, toccherà risentirci perché è qui, il tema cioè... è. <ride> sembra... purtroppo, sembra... <ride> purtroppo, è così la fase è questa qua va bene te, un giorno te un giorno Fabio Mini facciamo così e la domenica dall'aglio facciamo <ride> <ride> un giornale mamma mia va bene va bene buona ciao. serata grazie, grazie mille ciao Alessandro. Oh, ciao ciao, ciao. <ride> scusate sto morendo nei frattempo aiuto ho fatto anche un mega casino che ha, ci sa due dirette in contemporanea su facebook quindi un po'. Sfilacciate eh, Aspetta Metto una canzoncina e guardo un po' Cosa? Di questa chat Allora, allora metto la bassa, Vediamo un po' cosa stavate dicendo Allora Vabbè Intanto c è, c è, la, abbia, Abbiamo il militante Noeuro Ma noi la, siamo, siamo d'accordo Però secondo me Secondo me ora, diciamo, eh, eh, il, pro il problema è sugli interessi statunitensi, non tanto l'euro e eh, gli interessi tedeschi. Secondo me, cioè, se io ora potessi votare Merkel stasera, la voterei alla grande. E quindi, diciamo, non, non, non mi sembra una prospettiva per niente progressiva quella dell'euro. Che intanto, secondo me, sono d'accordo con Alessandro, non c'è nessun, nessun modo con la prospettiva lì. Ma no, anche se ci fosse, insomma, non mi sembrerebbe un'uscita un cioè pensare che possa in qualche modo tradursi in una cosa progressiva, non capisco proprio da dove quali sono. Cioè, nel senso, la, gli Stati Uniti sarebbero contentissimi. Anche se poi, appunto, c'è questa cosa qua che io per primo non riesco a capire, o almeno non riuscivo a capire fino a che non me l'ha svelato un articolo di Libero ah, parlare, che dire. sostanzialmente diceva un po' le cose che diciamo noi sul posizionamento de, della Meloni, questo nuova, la nuova Europa, ne abbiamo parlato anche ieri con Fabio Mini, no? nuova Europa che fu proprio chiamata così quando ci fu l'allargamento no? della NATO ai paesi baltici, alla Polonia, contro la vecchia Europa e... Eh, e la cosa che non capisco che non capivo io era perché comunque dal punto di vista del eh, eh, de, de rimanere di de tenere comunque l'Europa unita e eh, anche essere abbastanza diciamo non troppo incazzosi rispetto ad esempio anche ai 200 miliardi messi sul piatto dalla Germania che è una roba che una, un, insomma una un, un Meloni piuttosto che eh, qualsiasi altro finto sovranista avrebbe potuto utilizzare no come eh, come arma di propaganda totale, quindi vedete, da vent'anni vi si dice che questi ci colonizzano è la verità, che in parte che ovviamente in parte lo è, e, e però invece ci stanno andando molto soft e eh, questo articolo di Libero a cui dedichiamo appunto il video che esce domattina sostanzialmente però in qualche modo faceva capire che l'idea è quella che è meglio tenerla dentro questa Germania che ormai è riottosa e con la Meriani ce l'ha a morte eh, giustamente, eh, che non eh, eh, favorire un processo di disgregazione quindi diciamo in qualche modo l'idea che faceva lui per essere il vero atlantista oggi cosa fa? Tiene in piedi l'Europa ma con quest'asse completamente spostato sul, appunto sui paesi baltici, la Polonia eccetera e che tiene in qualche modo tra virgolette in ostaggio e sotto controllo la Germania eh, solitamente nella storia dell'uomo quando si è voluto un po' troppo rompere i coglioni alla Germania non è andata benissimo, su no? questo magari lo sai più te che me ma no. ti stai dormendo, va eh, bene la Letizia sta dormendo e quindi direi, insomma, prima proprio di farvela vedere che sviene qui, eh, ci possiamo salutare eh, ci vediamo Domino. allora oggi intanto la cosa importante insomma, no, sta facendo un po' di, di moral suasion verso i vari attori politici eccetera perché secondo noi la, la cosa fondamentale appunto è eh, chiamare una piazza per la pace e per il pane e sembra che questa cosa, quando non perché l'abbiamo detto, noi la gente l'ha fatto, cioè, diciamo, è una, una cosa, era talmente cioè, giustamente ci sembrava così evidente che anche agli altri sembra evidente. Quindi oggi segnali molto eh, importanti, sia da parte di Conte sia da parte di De Magistris. Mi sembra di aver capito anche da parte di Landini. Sarebbe buono, secondo me, ovviamente secondario rispetto a queste cose qua però anche secondo me un ruolo può giocare mi sembra che lo voglia giocare anche Michele Santoro come esposizione mediatica eccetera ah ma l'avevo diciamo, detto oggi a scuola quindi film. diciamo secondo me e soprattutto mi sembra che ci sia infatti la, la, diciamo l'appello di Conte se non ho capito male in qualche modo che è già uscito oggi in televisione eccetera però sarà domani un'intervista che dovrebbe uscire sull'avvenire abbastanza corposa tra l'altro appunto oggi mi sentivo con Francesco Silo Slavini, che invece stava cercando di fare una cosa, anche lui la voleva mettere sotto forma di appello, ma è diventato un articolo che uscirà domani sull'avvenire, che è, diciamo, di nuovo un appello a mobilitarsi rapidamente, più spostato, lui l'ha incentrato tutto sul discorso minaccia nucleare, eccetera, che come, diciamo, cominciamo a sospettare in tanti, tutto questo eh, clamore, su un'opzione che tutto sommato per ora, eh, Mosca non ha perché prima di arrivare alla bomba atomica ce n'ha tante altre cose ricordiamo che eh, al di là della propaganda che vuole che la Russia ha perso la guerra eccetera se la Russia vuole distruggere le infrastrutture civili dell'Ucraina ci mette una settimana cioè e non ci fai niente non è che eh, cioè, semplicemente sta avendo difficoltà come ci spiegava anche ieri Mini Militari vere, non sono cazzate, non, questa non è propaganda. Sta avendo difficoltà militari vere, ma in questa guerra d'attrito contro l'Ucraina, cioè non, non è che non ha altre, dispu, altre armi a disposizione. Come dice sempre Francesco Dallaglio, la Russia ha 55 modi per escalare questa guerra. L'Ucraina, no, cioè, nel senso, ce n'ha nemmeno uno, c'è l'unico che è questo che è questo all-in per prendersi tutti i territori possibili immaginabili prima che arrivi il congelamento, come diceva Fabio Mini ieri, del generale inverno e in parte anche la riorganizzazione eh, de de degli uomini russi e in conseguenza la mobilitazione parziale che però sono 300.000 uomini, cioè triplicano gli uomini lì sì. cosa? va bene eh, cos che... ma perché devo tutto questo? no, per dire che comunque si stanno muovendo le cose per una mobilitazione unitaria in questa cosa qua appunto le gambe e sarebbe una cosa veramente molto molto positiva se si riuscisse a tenere insieme tutte queste gambe qua si è esposto dei magistris quindi diciamo un pezzo di sinistra radicale consistente e autorevole eh, si è esposto eh, conte quindi diciamo diciamo una forza popolare ad oggi più rappresentativa Insieme credo di aver capito, cioè con un certo coordinamento col mondo cattolico, che secondo me ora appunto può giocare un ruolo fondamentale in questa partita qua. E mi sembra di aver capito appunto anche Landini e anche Santorio, quindi diciamo si, si potrebbe creare un fronte abbastanza interessante che riporti un attimo, cioè almeno, almeno insomma eh. almeno. Uh, Va bene boh Letizia però se non avevi voglia potevi non farla ecco cioè, perché poi mi a farle di sera live no l'hai detto 20 va volte, volte, questa cosa va della te l'hanno già va commentato qui ok va bene mi chiedo <ride> vai uh, perché c'è questa tiriamo giù e tiriamo su buonanotte a tutti buonanotte. Ci, vediamo. Boh, ci, vediamo, ci vediamo domenica domenica senz'altro. E a brevissimo inizieremo un nuovo format il lunedì sera con quelli di Da Solo tema Cina. Vi faremo vedere anche un sacco di cazzate cinesi su social che fanno un sacco ridere. Quindi stay tuned, buonanotte! <ride>